Sì, grazie, grazie Fabio per la linea. Ci troviamo qui all'Appoggio degli Olivi con uno dei protagonisti della vittoria sul Crotone di lunedì scorso, Gennaro Scognamiglio. È un piacere rivederti, Gennaro. Piacere mio, buongiorno a tutti. Beh, diciamola tutta, la spinta te l'ha data la nascita di Arianna. Hai saputo lunedì mattina il lieto evento e poi la sera ti sei scatenato. Sì, sicuramente è stata una giornata bella, particolare, ricca di emozioni. Sicuramente la nascita di mia figlia mi ha dato ulteriore forza e quindi quello mi ha aiutato a fare un'ottima partita. Sono anche contento perché siamo riusciti a fare una vittoria fuori casa su un campo difficile come quello di Crotone. Non era semplice, però abbiamo affrontato la partita nel migliore dei modi. Secondogenita, no? Il primo maschietto. Sì, maschietto e femminuccia. E quindi allora salutiamo anche la signora, come si chiama? Sì, Maria Teresa, che per fortuna sta bene, la bimba sta bene, cresce e va bene così. Allora, auguri alla famiglia Scognamiglio. Tornando alla partita, adesso lo possiamo dire, nel primo tempo avete rischiato, siete stati molto cinici, un po' fortunati anche, soprattutto in occasione dell'episodio che ha fatto infuriare Stroppa, con estrema sincerità che ti ha sempre contraddistinto, rigore c'era. Sì, sicuramente il rigore c'era perché la trattenuta su Spolli c'è stata, però possiamo anche dire che prima del calcio d'angolo c'era un fallo su Balzano, e se avesse fischiato il fallo su Balzano non staremmo qui a parlare del calcio di rigore che sicuramente c'era perché la trattenuta c'è stata. Da parte di Pettinari? Sì, però penso che comunque la partita poi dopo il Pescara l'ha fatta, non ha rischiato più niente, ha cercato di portare a casa il risultato che comunque era sul 2-0 e secondo tempo sicuramente potevamo fare qualche gol in più, però noi abbiamo fatto la nostra partita e siamo contenti perché abbiamo portato a casa 3 punti su un campo difficile. Assolutamente, sono in perfetta consonanza, nel secondo tempo avete legittimato, super prova della difesa, della fase di non possesso. Insomma, una squadra tosta, una squadra che sapeva quel che voleva in mezzo al campo. Ah, sicuramente quello che ci deve dar forza di questa partita è che la squadra al secondo tempo è scesa in campo e da subito sapeva quello che voleva, di portare a casa il risultato senza rischiare niente, e non è la difesa, non è il portiere, secondo me è tutta la squadra che ha dimostrato di valere la classifica, che questa squadra lotta fino al 90° e non molla mai, e come dicevamo prima su un campo difficile come quello di Crotone non era veramente facile, però la squadra ha dimostrato di esserci. Senti, Pillon a fine partita finalmente gettato la maschera, guardiamo ai quartieri alti, vogliamo i playoff. Sebastiani, il presidente, ha rilanciato: saranno decisive le prossime 3 partite in 8 giorni per la promozione addirittura diretta. Ah, sicuramente dopo una vittoria così in trasferta siamo tutti un po' più contenti, più carichi, sicuramente in quel momento ti vengono anche cose da dire che magari all'inizio non pensavi di lottare, sai, per i primi posti, però sicuramente la squadra ha dimostrato sul campo di esserci, di lottare sempre fino alla fine. Se l'atteggiamento della squadra è questo da qui alla fine, sicuramente ce la possiamo giocare con tutti e possiamo veramente giocarci l'impossibile. Sicuramente queste 3 partite in questi giorni vicini saranno sicuramente un crocevia importante per questo campionato, però noi dobbiamo pensare partita per partita. Sabato ci aspetta una partita veramente importante con una squadra tosta, dobbiamo dimostrare lì di valere la classifica che abbiamo. Una squadra che ha cambiato molto, soprattutto in difesa, Minelli, Morganella, poi Longhi, l'esterno a sinistra, insomma ci sono tante novità, però è una squadra in difficoltà, oggettivamente in difficoltà. No, sicuramente a gennaio ha cambiato molto, l'allenatore è tornato, quindi hanno sicuramente voglia di fare punti perché si devono salvare, però sanno che vengono su un campo difficile come quello di Pescara. Noi dobbiamo dimostrare di, come dicevo prima, di valere la classifica che abbiamo. I due vecchietti lì dietro, vecchietti tra virgolette, Campagnaro e Scognamiglio, insomma sono una garanzia. Nel secondo tempo ci avete provato, no? Sponda di Campagnaro, sì, sì. E quasi gol di Scognamiglio. Lo dobbiamo dimostrare ogni partita che ci siamo. Sicuramente a Crotone l'abbiamo dimostrato che giocare insieme sicuramente possiamo fare, ci troviamo bene e sicuramente dalla partita di sabato bisogna dare ancora di più. Grazie, ti lasciamo al video, grazie a Gennaro Scognamiglio, è tutto dall'Appoggio degli Ulivi, caro Fabio. Dunque sabato Pescara-Padova con inizio alle 15, non ci sarà Balzano, migliora la condizione di Cristiano Del Grosso che però rimane in dubbio, potrebbe esordire Pinto sulla fascia sinistra del reparto arretrato. È tutto dall'Appoggio degli Ulivi, grazie a Diego Bertelli per la parte tecnica, la linea può tornare a te.